Onorevole Zafarana, martedì dovrebbe arrivare all'ARS la mozione di sfiducia al governo Crocetta. Ecco, quali sono le aspettative del Movimento 5 Stelle? Ma le aspettative chiaramente sono quelle sempre di riuscita. Chiaramente noi vorremmo realmente porre fine a questo governo regionale. Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo presentato l'atto, abbiamo fatto sì che altri deputati lo firmassero e pertanto anche Forza Italia e Lista Musumeci hanno apposto le firme e siamo arrivati a 27 firmatari. Chiaramente ci vogliono 46 firme bisogna anche rendere chiaro il concetto che per mandare a casa Crocetta ci vuole la metà più uno dei componenti del Parlamento. Pertanto è veramente l'unico atto che in questo momento ha dignità di essere portato avanti, perché la situazione politica attuale è veramente proprio di livello scadente. Pertanto non si può che condurre quest'atto contro un governo irresponsabile. Sperate in una sponda, in qualche ala, in qualche corrente del Partito Democratico Sicilia oppure no? Ma io in loro chiaramente non posso sperare perché in questo momento il Partito Democratico è proprio il partito che toglie la speranza ai siciliani in tutti i sensi. Pertanto forse l'eccidio più grosso è quello di avere tolto la speranza ai siciliani di poter andare avanti. Pertanto facciano quello che credono in coscienza, però poi quella sarà veramente il voto, la prova, il banco di prova di coloro che finora hanno parlato, si sono lamentati, hanno detto ogni giorno noi non ci siamo più in questa maggioranza. Bene, se non ci state più, votatela. Ma mi pare che praticamente con i vari rimpasti di governo si dividono le poltrone e poi continuano a testa bassa pur di concludere la legislatura. Appunto, nuovo rimpasto di governo, cosa dovrebbe cambiare rispetto al passato? Cosa dovrebbe cambiare? Innanzitutto un cambiamento reale, io lo posso sperare veramente, ma non è, come dire, fantasia soltanto con l'avvento del Movimento 5 Stelle al governo, perché ci vuole energie nuove, forze nuove, onestà soprattutto e competenza, perché ritengo che questo banco di prova, che è stato lungo 3 anni di esperienza regionale, ma anche l'esperienza amministrativa nei comuni, ma anche quella nazionale, ci ha dato tanto filo da torcere, ma tanto anche da imparare. E in questo momento io dico metteteci alla prova per dare realmente un futuro alla Sicilia. E quelli che ci sono oggi sono sempre gli stessi, cambiano casacca. Abbiamo attualmente il capogruppo del PD in Parlamento che ha cambiato 7 partiti in 3 anni. Cioè, mi dite voi che dov'è, diciamo, eventualmente un indirizzo politico, una strategia, una visione, di un partito che cambia casacca in continuazione e che ha intascato voti da destra, da sinistra, dall'estrema destra? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Quindi, una maggioranza, o comunque una forza di governo che si è riequilibrata aprendo ai politici in giunta e pertanto le barriere di Crocetta che lui voleva solo tecnici sono saltate totalmente. La rivoluzione che lui voleva fare non l'ha fatta. Ora, se loro continueranno a tenere il partito del Bostic, così come lo chiamiamo noi, rimarrà incollato alla sedia, sarà soltanto per praticamente distribuirsi gli ultimi brandelli di Sicilia. Per questo bisogna togliergli questa possibilità quanto prima. Siamo a Taormina, parliamo del territorio, Sì. dissesto idrogeologico, ecco, forse l'argomento principale negli ultimi mesi, Taormina, Giardini Naxos, Castelmola. Ecco, cosa sta facendo il Movimento 5 Stelle Sicilia e quali iniziative, quali idee vuole portare avanti per risolvere questo problema? Allora, quando chiaramente dobbiamo distinguere le varie fasi, c'è un intervento in emergenza e c'è un intervento in programmazione e anche in controllo delle amministrazioni. Quello che abbiamo fatto in emergenza è stato il pressare a livello regionale, a livello ministeriale, perché venisse dato, dopo il riconoscimento dello stato di calamità, anche lo stato di emergenza, che è fondamentale perché poi si possa operare. E questo è stato chiesto dai miei colleghi a Roma, da Francesco Duva, da Alessio Villarosa, che per la provincia di Messina si sono tanto prodigati anche sul fronte tirrenico. Ricordiamo che appunto di recente è successa l'alluvione a Bastione, a Milazzo e Barcellona. E chiaramente ci troviamo di fronte a un territorio
dissestato e disastrato in questo momento, che ha una situazione allo studio particolarissima, cioè un piano di assesto idrogeologico che dovrebbe censire le frane ancora, diciamo così, aggiornato a spizzichi e bocconi. L'intervento che si può fare soltanto allorquando la frana viene censita, e pertanto i vari sindaci vanno a inserire nella documentazione: qui c'è una frana, e molto spesso questo non avviene, pertanto l'intervento di prevenzione del dissesto non si può fare. Io sono andata a chiedere tutte le carte in assessorato inerenti i fondi stanziati dalla precedente programmazione 7-13, 2007-2013, per capire dove sono finiti. La cosa assurda di cui sono venuta a conoscenza è che c'erano stati dati 350 milioni da chiaramente vari fondi, che dovevano essere spesi in collaborazione per la prevenzione del dissesto, e pertanto si intende sono interventi anche piccoli, anche di breve durata, però sono proprio gli interventi piccoli e non l'intervento dopo in emergenza che va a saldare il territorio, a far sì che questo sia un posto per noi sicuro per poterci vivere. E quindi abbiamo innanzitutto questo tipo di intervento, e soprattutto ciò che abbiamo fatto a livello nazionale è stato anche la richiesta dell'intervento del genio militare allorquando succedono questo tipo di cataclismi e di calamità naturali, perché appunto ci troviamo nella condizione per cui una protezione civile regionale fortemente depotenziata nel suo organico difficilmente riesce ad agire in tempi utili, e sappiamo bene che la gente non può rimanere fuori di casa e le attività economiche non possono morire per l'incuria delle amministrazioni. Oltre a ciò abbiamo chiesto di sottrarre i soldi per il dissesto idrogeologico, i fondi nazionali, dal patto di stabilità, e pertanto questi devono rimanere sempre diciamo disponibili sostanzialmente, senza che si abbia un limite alla spesa. Sono battaglie importanti, battaglie che stiamo conducendo. Chiaramente poi ci troviamo di fronte purtroppo sempre il muro del governo Renzi, però non ci stanchiamo.